Un attimo che sistemo il microfono così magari mi si sente meglio, devo cercare di parlare un po' più forte. Cosa cacchio sta succedendo? Ve lo spiego subito. Allora, ho un pochino di tempo libero, quindi mi è venuta in mente questa folle idea di iniziare una serie, tra virgolette, in cui io giocherò a vari giochi che abbiano un editor del personaggio, creare i miei personaggi più tipici e intanto spiegarvi la lore, non necessariamente di quei personaggi, ma comunque, ho detto ma comunque, vabbè, lo dicono tutti ormai, non rompete le palle. Comunque roba che probabilmente vedrete un sacco nelle mie masterate di giochi di ruolo perché sono i miei personaggi tipici e li metto un po' dovunque. Quindi ho deciso di iniziare dal più tipico dei miei personaggi. Tra l'altro, notare come finisco sempre la prima run allo stesso livello più o meno, e tra l'altro farmando giusto un minimo se voglio avere le cose per un'arma. Comunque, qui abbiamo tra l'altro i tre personaggi di cui intendo parlare di più, solo che non li vedremo tutti qua. Lilith ne parlerò quando giocherò a Code Vein, in cui però interpreterò sua madre Ophelia, che si è vista nell'ultimo episodio di Anime di Sabbia, la campagna dell'ultima torcia Anime di Due Soli, l'episodio 2. Thomas Thompson, soprannominato Hurricane, sarà il mio personaggio in Monster Hunter World, e Aura Thompson, detta anche Blu, cioè il personaggio che in assoluto si vedrà di più nelle mie varie campagne. Iniziamo. Allora, l'obiettivo di questo video è giocare un po' di ruolo in single player, cioè non andrò in giro semplicemente a fare roba e tutto il resto, beh, togliamo la cacchia di maschera così almeno si vede il mostro che ho creato. Dio mio! Prendiamo la umana, va. Dicevo, sarà anche un po' giocare di ruolo, quindi non andrò semplicemente in giro a fare robe, ma cercherò anche di comportarmi come si comporterebbe il personaggio che sto giocando. Sì. Tra l'altro faccio schifo con l'editor dei personaggi e porca miseria la Moonlight taglia totalmente i capelli, com'è possibile? Ad ogni modo, questo non è proprio l'aspetto di Blue, però è pallida e i capelli azzurri, quindi più o meno ci siamo. Che scudo? Ah sì, è vero, per difendermi dal fuoco. Mettiamoci nero che è meglio, per ora. No, aspetta, ci sono delle bombe nel borgo, è vero. E dicevo, nei tempi morti in cui andrò in giro a correre da un punto all'altro ammazzando roba, spiegherò un po' di cose. Ho ucciso subito coso? Sì, mi sa che l'ho ucciso subito perché non avevo voglia di stare a sentire le sue stronzate. E niente. Vediamo. Sì, probabilmente farò un sacco. Manco fossi zippo perché non sono abituato a fare questo genere di cose. Ci provai un po' di anni fa, ma non pubblicai niente di niente e non stiamo a dirlo. Quindi ho detto perché no, proviamo a fare sta strunzata. E ringrazio intanto Gali, che è uno che ogni tanto citiamo. L'ho fatto di nuovo, quel maledetto schiocco, devo smetterla. Per avermi detto come registrare roba in maniera decente. E niente, direi di iniziare visto che stiamo già stronzeggiando. Allora, Blu, aia, iniziamo dalle origini. Blu nasce nel lontano 2000 qualcosa come un mio personaggio di Dragon Ball Xenoverse. Non era fatta per essere un personaggio da ruolare né niente, era una build per i raggi, cioè Kamehameha, roba energetica, eccetera.
La mia idea era appunto di fare una sorta di power playata per massacrare tutte e tutti e ci sono riuscito. E per farlo, in Dragon Ball Xenoverse, il primo, devi avere un umano, donna, e ci sono altre variabili nascoste che però io non sapevo all'epoca, quindi non so dirvi. Comunque era di media altezza, che però media altezza per il giapponese significa super tappa per noi perché loro sono super tappi. E da lì è nata tutta la cosa che blu è bassa, almeno per i miei standard, ne abbiamo parlato parecchio, non divaghiamo. E niente, ho creato questo piccolo adorabile mostro dai capelli azzurri, i quali erano stati ispirati da Chloe di Life is Strange, che avevo appena finito di giocare. Quindi sì, era il periodo in cui Life is Strange era appena finito, praticamente. E niente, più che altro la cosa è nata quando mi sono ritrovato a fare varie cose come usare mosse dei villain di Dragon Ball che deturpano il volto del tuo personaggio con un'espressione da cattivo e il fatto che in quel gioco del cazzo devi farmare la stessa missione 3000 volte per ottenere l'oggetto che cerchi, quindi la mia piccola aura l'avevo chiamata tra l'altro. Perché volevo mettere AO, cioè blu, nel nome e fare un gioco di parole con Aura. Però volevo metterci anche. Quattro lettere mi sembravano troppo poco, quindi ho messo l'H in mezzo, è un po' strano. Quindi si scrive AO H Ra, il suo nome. E mi sono ritrovato più volte ad uccidere Goten e Trunks. E da lì è nata tutta la cosa che è cattiva perché picchia i bambini. Mi sono divertito un sacco su Dragon Ball Xenoverse, nonostante tutto il farming, mi capita spesso le prime volte. Poi cosa è successo? C'era il DLC con il film di Beerus, il dio della distruzione. E nel gioco Beerus ha un livello di 95. Il livello massimo di un personaggio è 99. Quindi io ho farmato come una bestia portando Aura al livello 99. E ho iniziato appunto in quel momento la stavo già un po' giocando di ruolo con il fatto che fosse un po' cattiva e tutto il resto. E da lì è nata la cosa che Beerus scappava da lei perché se lui era il dio della distruzione, lei era la dea della morte. Ricordatevelo, servirà dopo. Poi, altro rewind, sto lavorando, tra virgolette, ad una storia che ho chiamato Endless Line, che è un po' di fantascienza, un po' di supereroistici, un po' di. Insomma, è una cosa che ho iniziato a sviluppare da bambino, quindi non è proprio la cosa più matura di sempre, ma che cazzo me ne. Sono un game master, posso permettermi tutta la fantasia che voglio, bitches. E è una storia a cui lavoro più o meno da 10 anni, quindi da quando ero proprio un bambino praticamente. Ho dimenticato un. Oh, l'ho dimenticato! No, dopo lo vado a prendere. Merda. Come si dice? Ero arrivato a un punto abbastanza avanzato in cui c'erano personaggi di grande potere, eccetera, e mi serviva qualche villain da buttarci in mezzo. E così, parlando con Skullo, il giocatore dai capelli lunghi che gioca il. Ho fatto di nuovo una stronzata, sì, ho fatto di nuovo una stronzata. Che gioca il Goblin in Anime Sangue, Scaglie di Drago e Abigail e Sykes in L'ultima torcia, quello che è meno presente, se, a, beh, a parte la sua ragazza, ma è ovvio. Lui è quello che mi ha spronato di più per andare avanti con sta cosa della storia di Endless Line, eccetera. E un giorno gli ho detto: sai, stavo pensando ad un nuovo villain, ho pensato di fare un villain donna tanto per cambiare. Ah, tra l'altro, Aura è stato in assoluto il mio primo personaggio femminile creato con l'editor dei personaggi, però appunto perché era una build. Io in realtà ho sempre giocato personaggi maschili quando mi si dava l'opzione maschile e femminile. E vabbè, dopo di lei ho sempre fatto personaggi femminili il più possibile perché ha aperto un mondo, è stato divertentissimo giocare con
con lei come personaggio, e quindi poi sono nati altri personaggi più o meno nello stesso modo. Ma a parte questo, ho detto, ho creato questo personaggio, mi sembra abbastanza cattivo, pensavo di inserirlo come villain. E però dargli una caratteristica particolare che metterà in difficoltà anche tutti quei mostri di potenza che sono gli eroi vari che ho creato nel corso degli anni. Il suo potere è di assorbire l'energia vitale, quindi nessuno può difendersi da lei. Ora, se questa cosa vi suona familiare, è probabilmente perché adesso in Dragon Ball Super c'è Moro, che fa la stessa identica cosa. Il problema è che io non ho copiato un cazzo perché Moro non esisteva ancora, cioè probabilmente c'era negli appunti di Toriyama o sa il cazzo, ma il mondo non ne aveva assolutamente conoscenza all'epoca, quindi non ho copiato niente, è soltanto un'incredibile coincidenza che due villain di Dragon Ball, di quali uno l'ho creato io, abbiano gli stessi identici poteri. Però siamo sinceri, lui è più gnocca di Moro, quindi ho vinto io. A parte questo, oh ciao. Leonette, you seem to have your wits about you. Then you are a trade for souls. Everything's. Vendi qualcosa di interessante? Ok, questo mi serve, questo mi serve, questo mi serve. Ho ancora tutte le mie frecce, sì. Vabbè che. Thank you kindly. No, non ho motivo di ucciderti per il momento. Ad ogni modo, oltre, tralasciando questa, perché sennò non finirò mai più. Ah già, dimenticavo, lei è una stregona, poi vi faccio vedere le statistiche. Sì, non ha molta poise, visto che. Ecco, questo direi che è un buon momento, facciamo vedere le statistiche. Devo portare quella volontà a 50, però per il resto è abbastanza minmaxata. Appunto perché lui è nata come build di incredibile potenza. Se potessi vi farei vedere quella di Dark Souls 3, lì era una piromante, era livello 180, l'avevo formata da Dio giusto per giocarla di ruolo, non perché fosse necessario, semplicemente perché Blue è diventata uno dei personaggi più potenti in assoluto e quindi per giocarla di ruolo decentemente doveva disintegrare qualsiasi cosa si trovasse nella sua strada. È stato divertente comunque. Anche se per Midir ho dovuto farmare roba di fede per poterlo disintegrare nella maniera più efficiente possibile, ma tralasciamo. Adoro Midir in realtà adesso che l'ho imparato. Sono morto 20 volte, poi sapevo il suo moveset a memoria e ho fatto no damage in due partite consecutive. Proprio di memoria muscolare, praticamente. È un merdone Midir quando lo impari. Ad ogni modo. Non ho attivato il Falola, vabbè, non importa. Blu, quindi, e appunto a un certo punto al mio amico, Scullo, che chiameremo, come teschio in inglese con una O alla fine perché non l'ho inventato io questo soprannome, non divaghiamo. Ah già, ma in New Game Plus sono tutti accesi, allora è vero. Vabbè, Ascal non c'è, ok. Ad ogni modo, oh oddio, è vero, mi dimentico sempre questa merda. Vieni anche tu? Sì, vieni anche tu. Ok, ho detto, ma pensavo di chiamarla quindi Blu. Oh, Dio mio. Tra l'altro si chiama Blu perché chiamarla Light Blu era stupido. Io volevo chiamarla qualcosa come azzurro, però. Nah. Sempre per mantenere quel filone del fatto che volevo chiamarla azzurro per vedere il colore dei capelli, AO e tutto il resto, no? Però. Blu, è diventata blu e adesso vengo triggerato da ogni singola ragazza dei capelli azzurri che mi becco in metropolitana. Ed essendo io uno studente universitario, ed essendoci studentesse universitarie, è pieno così di ragazze dai capelli azzurri in università. Porca di quella puttana, vivo la mia vita in paura perché lei è troppo forte. Parliamo un po' di questa sua forza. All'inizio Blu era un villain secondario come le. Ma da stronzo. Però con il tempo è diventata un pochino sempre più forte perché mi interessava costruire il personaggio in modo diverso e piano piano è diventata appunto il terzo, quando le va bene, personaggio più forte in assoluto della storia. Sicuramente quando vi dirò alcune cose penserete, oddio, è una Mary Sue. Un pochino, ma in realtà no.
cioè nella scala generale delle cose lei è normale e ha senso che sia così forte, che abbia un sacco di abilità, eccetera, ma ci arriveremo poi anche a quello. Datemi un attimo di fiducia. E porca puttana, addio. Già. Questi tre stronzi sono sempre questi tre stronzi, ma è abbassare la guardia. Ad ogni modo, arriviamo a parlare di blu. Intanto, la blu che si vede nei miei giochi, o Aura, come la chiamo adesso, non. Però appunto dipende dal gioco. Non è quella canonica, perché comunque cerco di adattare blu a ogni ambientazione in modo che non stoni. Quindi ha delle caratteristiche diverse. Quella di Anime Sangue è pazza, quella di L'ultima torcia è un amore, ma a parte questo. Quella dell'ultima torcia ha una figlia, ad esempio, così come in Cuori di Mostro, per adattarsi all'ambientazione. In alcuni casi è bisex, in alcuni casi è omosessuale. Cose così. Appunto, bene o male anche la sua personalità può cambiare. È iconico il suo aspetto e il fatto che sia molto potente, e tratti della sua personalità comunque non cambiano mai in ogni caso, e la si può sempre riconoscere facilmente, anche da come parla, da come si pronuncia, eccetera. La sua figlia in L'ultima torcia, ad esempio, si riconosce facilmente da sua madre perché è molto più sboccata nel parlare. Ora, la storia di Blue nella mia storia. Iniziamo senza, cioè, senza, visto che sto parlando della lore, penso sia inutile parlare con i colpi di scena e meglio dire direttamente le cose. Quindi, Blue, la versione originale di Endelstein, diciamo, è beh, non è il suo vero nome blu, ovviamente, e Aura Thompson è il nome del suo corpo, perché in realtà il corpo di Aura Thompson è un avatar di una divinità, più precisamente dell'angelo dell'Apocalisse Morte. Potete immaginare gli altri. Comunque, non divaghiamo troppo. Morte, appunto, non si è incarnata come molte altre divinità dell'inizio del tutto creato, eccetera, eccetera, in degli avatar per dormire, perché c'è stata una grande guerra tra due schieramenti celesti, uno guidato da Piro, l'elementale dio creatore del fuoco, della vita e tutto il resto. Una delle divinità più potenti, nonostante sia una divinità creatrice, e gli altri quattro elementali che sono i tipici acqua, aria, terra, e poi appunto lui è fuoco. Ah, ma porca puttana. Ok, scusa, Ciccio, però. Sei un figlio di puttana. Vabbè, l'hai voluto te. Sì, difenditi con quello scudo quanto vuoi, coglione. Oh no. Ma dai! Ma perché se uno si abbassa. È una stronzata il fatto che se uno si abbassa la super lancia della morte finale non lo becca manco per il cazzo, eh? Però. Dai, su. Ok, direi che può bastare. Voglio farti un parry comunque. Oh no, non farlo con lo scudo, stronzo! Però non mi si è attivato il riposte. Grande. Fanculo a te. Ce l'ho l'anello giusto? Sì, ce l'ho l'anello giusto, buono. Oh no! Ciao. Oh no. Che per un pelo, davvero. E appunto, Blue è questa entità ancestrale super potente.
C'è stato un piccolo problema nel suo riposo dentro il corpo di Aura Thompson, però, che Aura Thompson è stata presa da un'entità aliena chiamata Hunter, perché Predator era già preso, giuro, io volevo chiamarli Predator, ma non potevo, quindi li ho chiamati Hunter, che sono praticamente i nomadiani dell'ultima torcia, solo che, come al solito, li ho creati prima io, gli Hunter. Ma vabbè. E questa cosa ha trasformato il corpo di Aura Thompson in quello di un Hunter, che quindi è pallido e generalmente coi capelli color argento, ma nel suo caso sono diventati azzurri per mantenere il canone del personaggio di Xenoverse. E quindi Morte si è risvegliata bruscamente, prendendo il controllo quindi sia dell'entità Pohet, l'Hunter originale appunto, che di Aura Thompson, quindi ha ovviamente una divinità ancestrale ha più potere di qualsiasi mortale, anche se quel mortale è Poet, cioè la creatura più evoluta dell'universo, ma non stiamo a divagare sugli Hunters, avremo tempo di parlarne poi, o forse no, ma chi se ne frega. Quello che ci frega è che appunto adesso Morta è bloccata in un corpo semi-mortale, perché comunque gli Hunter sono super longevi e un sacco di altre cose. Gli Hunter sono appunto la razza più evoluta del universo slash multiverso in questo momento della storia di Endless Line. E non ha proprio tutti i suoi ricordi. In compenso a può usare parte dei suoi poteri, rischiando un po' di ammazzarsi da sola, però grazie all'incredibile adattabilità del corpo da Hunter, è in grado di fare certe porcate senza troppi problemi. Oh no! Oh no! Come ho fatto a sopravvivere? Ok. Niente panico! Dai, dai, devo fare un parry almeno a te. Non così! Ok, a quanto pare posso sopravvivere se sto così. Dai. Non ha due mani, per l'amor del cielo. Porca puttana, Avel! Dai, fammi divertire un po'. Grazie. Ciao, Avel. Tra l'altro la sua armatura è super resistente alla magia, quindi questa spada che è puro potere magico fa comunque così tanto danno, è terrificante. Comunque. Ok. Sì, e quindi ha il potere di assorbire l'energia. Cosa è successo quindi? Abbiamo questa ragazzina che si trova col potere di annientare qualsiasi persona stia vicina, e quindi cosa succede? Ovviamente appena si risveglia morte, senza ricordi, senza niente, se non un miscuglio dei ricordi di Aura Thompson e di Poet, che però non sa mettere assieme, ovviamente. Beh, innanzitutto, chiunque si prendesse cura di lei è mortissimo. Quindi non vale neanche la pena parlarne. E come seconda cosa, beh, si ritrova a vagare per le strade del suo mondo, Terra Universo 196. Universo 196 perché al momento della sua introduzione in Endless Line il personaggio Aura di Xenoverse era a livello 96, giusto uno in più di Beerus, poi è arrivato al 99, ci stavo ancora giocando quindi. Eh sì, dai. Sì, sto giocando un po' scazzato perché comunque anche se questo è il New Game Plus non è sufficiente a fermare questo mostro. La nanerottola azzurrina. Eccolo lì. Sì, no, scusate, non c'ho voglia di affrontarlo in maniera seria, quindi andiamo a fare la tecnica più senza fatica in assoluto e chi se ne frega. Oddio, ho così tante magie. Ok. Scusate, ma non sono abbastanza bravo da poter continuare a parlare anche mentre combatto i boss. Ah già, è vero, io in teoria dovrei mettermi il coso in fretta! Eccolo.
altrimenti non becco abbastanza anime. Eccolo, meno male che me ne sono ricordato. Giusto, dovrei andare a combattere anche l'Asylum Demon. Poi, che cazzo di elmo? Ah, già, la maschera della madre. Ok, e niente, essendo così potente e senza un grammo in realtà di reale empatia, stiamo parlando di un'entità ancestrale, perché quello che non ho detto appunto è che gli angeli dell'Apocalisse sono stati creati per combattere appunto Piro e i suoi elementali ribelli. In pratica, nel mio canon della mia storia, Piro è l'equivalente di Prometeo e di Satana, perché si è ribellato contro Dio per vari motivi, però lui è il buono. Sì, potrete trovare molto spesso nelle mie storie l'idea che ehi, c'è un Dio superiore a tutti, ma non è che gliene freghi molto di noi, perché quella è la mia reale idea alla fine di come funziona il mondo. Mi dispiace, è così. Non ho la fortuna di poter non vedere quello che succede davvero nel nostro mondo e far finta di niente. Ad ogni modo, come si dice? Sì, è un'entità ancestrale e beh, diciamo che ha una brutta esperienza, perché si unisce a una banda di criminali che la usa un po' come arma praticamente. E poi subisce una brutta, bruttissimo trauma che riguarda una siringa, un vicolo buio e il suo sangue sparpagliato per terra. E la sua prima morte. Ma lei ha il corpo di un hunter e gli hunter non muoiono facilmente, ma proprio no, hanno una rigenerazione assurda e possono vivere molto a lungo. Tipo due... sì. Relativamente lungo, 200 anni è la vita standard di un hunter, ma con vari accorcimenti poi possono durare anche di più. Ma non stiamo a parlare degli Eterni al momento. Gli Eterni abbiamo deciso nel mio gruppo che Eterno è una persona che può vivere per sempre, ma può morire. Quindi se si fa i cazzi suoi può vivere per sempre. Altrimenti se combatte con qualcuno di più forte può morire tranquillamente. Blu è un immortale, cioè appunto l'immortalità è una particolarità degli dei. Gli immortali proprio non possono morire a meno che ad ammazzarli non sia un altro immortale che sia costruito apposta. E ovviamente morte è stata creata col potere di ammazzare gli altri dei, perché ho spiegato per quale motivo è stata creata, appunto abbattere un'altra divinità. Oh mio Dio, soltanto queste merdine andiamo. Perdo continuamente il filo del discorso. E ha subito questo trauma, si è risvegliata e da quel momento possiamo dire addio alla Blu pacata, perché da quel momento Blu si è fatta un nome, letteralmente, perché ha iniziato a ammazzare gente a caso, era arrabbiata, ma non proprio a caso, in realtà non ammazzava gente che non le facesse niente, cioè poteva ammazzare gente che magari la guardava storto, eccetera, almeno all'inizio. E poi, ovviamente, quando si è saputo che ci fosse una persona talmente potente sul mondo, si è scatenato il putiferio ed è iniziata quella che a me piace chiamare la World War Blu. Lo so, non è un grandissimo nome, però l'ho preso da World War Hulk e lasciamo stare. La World War Blu, tra l'altro, finisce con la sua vittoria schiacciante, perché non c'è modo che i mortali possano vincere contro un'entità di... Oddio, che palle! Del suo potere, neanche se, appunto, indebolita dal fatto che non si ricorda come usare i suoi poteri. Per l'amor del cielo! Oddio santo! Ecco, bravo, lasciami curare! Lasciami curare! Addio. Niente. Perché questi stronzi si girano sempre un istante prima del backstab? Un istante prima?
non prende il backstab. Un istante dopo si girano. Che due coglioni! Ma anche se usi precauzioni, eccetera, ti vedono comunque. Che cazzo, li odio. Comunque, ce l'ho il suo spadone, mi pare di avere il suo spadone. Sì, che ce l'ho il suo spadone, ok. Ah già, è vero, che cazzo sto facendo? Ciao, ciao, ciao. Ok. E in seguito alla World War Blue lei è ufficialmente praticamente la regina della sua terra, solo che non gliene sbatte un cazzo di governare. Quindi in pratica nessuno la disturba, lei lascia tutti al loro posto, tutti quelli che non ha ucciso perché l'hanno contrariata o hanno cospirato contro di lei, e prenderà residenza in vari posti che le piacciono, che di solito sono musei o comunque posti molto molto famosi, eccetera. Tipo la sua casa più famosa è il Museo dello Smithsonian. Adesso è suo. Le persone possono continuare a visitarlo, però sì, potrebbe esserci la persona più potente e meno empatica del mondo che gira per quelle sale perché è casa sua e tu vai a casa sua, quindi già, ci vorranno un po' di anni perché la gente si abitui a lei. Perché ancora? Basta? Ah, ok, fatto, mi sembrava. E quindi lei è la regina del mondo. Finché poi non arrivano i nostri cari amici di Academy, cioè gli eroi di cui avevo parlato prima. Un'agenzia che pattuglia il multiverso, sconfigge i villain, allena i giovani eroi, fa aumentando i loro poteri di tutte le razze, anche gli Hunter, che sono in realtà un po' i bastardi, e qui entrano in scena Hyperion, il personaggio creato da Skullo, e Ophelia, il personaggio che più o meno avete già conosciuto, ma non tutto, e non voglio parlare di lei perché sarebbe spoiler proprio per la campagna dei due soli, quindi eccolo qua il bastardo. Ah, ho fatto un parry parziale, stronzo. Ecco, mi piace quando muori. Dai. So che vuoi farlo. Dai, uno contro uno. Ho fatto una stronzata. Addio. Scusa, ma non ho voglia di morire di nuovo contro te. Sì. Ok. Dai, vieni. Dai, vieni. Oh, ma... Certo, facciamo finta che mi avesse colpito davvero quel colpo. Smetti di colpirmi in testa, per favore. Ok. Facciamo una finita che se ne frega. Allora. Yeeey, pezzo di... Facciamo che faccio un livello e chi se ne... Comunque, sì, sto giocando di ruolo tantissimo, ma non è che in Dark Souls puoi giocare così tanto di ruolo, non ci sono molti dialoghi e l'unica persona che ho incontrato che ne parlasse mi ha parlato gentilmente, quindi per Blue è ok. Appunto, per Blue è ok. Molte persone si avvicinano a Blue per trarre profitto dal suo potere, un po' come all'epoca della banda di criminali a cui si era unita, solo che a sto giro è lei a comandare. Ne polverizza la maggior parte, ma una decina, una dozzina li tiene con sé, diventano più o meno la sua nuova famiglia. Non che le importi moltissimo, lei praticamente è più o meno un robot a questo punto, però almeno ha persone con cui parlare, il che aiuta, soprattutto se consideriamo quello che farà in seguito, come questo cambierà la sua personalità, eccetera. Perché è vero che gli Hunters sono privi di empatia, cioè in realtà hanno, la maggior parte hanno una bassa empatia, ma possono impararla. Più stanno con gli umani, più imparano ad essere umani, perché appunto la loro caratteristica è quella di poter evolversi pur rimanendo se stessi. È così che sono all'apice dell'evoluzione, perché in realtà l'evoluzione non ha un apice, semplicemente loro possono adattarsi senza cambiare la loro specie. Cioè,
nel senso, la maggior parte degli Hunters è umanoidi perché ha vissuto a lungo con gli umani, e quindi gli Hunters che hanno vissuto più a lungo con gli umani hanno imparato a essere umani. Però è anche morte, e a morte non frega un cazzo delle persone, quindi le ci vorrà un po' di più per abituarsi a queste situazioni. Arrivano i nostri eroi. Quindi conosce che adesso c'è un multiverso, perché appunto se ne era dimenticato, essendo morte, che tecnicamente lei è la causa di morte e distruzione in buona parte del multiverso, tipo la metà, la parte sinistra del multiverso. Sinistra non perché sia sinistra, ma sinistra perché ci sono un sacco di creature che sono state causate dalla vecchia ancestrale guerra. Ah già, ripariamo anche un po' di cose già che ci siamo. Ok. E venendo a conoscenza di questa cosa, Academy entra a conoscenza della sua spaventosa potenza. Però il fatto è che Blue sarebbe dovuta essere una villain per più avanti, ma volevo introdurre subito il suo personaggio in modo da... Dai, chiudilo, bravo, così non rompe il cazzo. Yeah, ciao, faccio di merda. Aia, coglione che sono. Non il calcio, grazie. E appunto era un po' interessante vedere che... Mi può aggrare da lì? Ah, non voglio scoprirlo. Che appunto ci fosse questo personaggio. Era un modo per introdurre ai protagonisti della storia l'idea che il multiverso avesse personaggi molto più potenti e spaventosi di quanto potessero mai pensare. Quindi sì, Blue è totalmente un muro, ma era pensata per essere affrontata molto più avanti, più o meno. Poi la storia si è evoluta in modo diverso. Comunque, Blue fa amicizia con un sacco di persone, soprattutto durante la battaglia finale contro Archangel, che è praticamente Ultron, ma non davvero. Sì, lo so che più io continuo a raccontare, più la mia storia sembra un plagio, però no, Archangel non è Ultron. Cioè, i suoi motivi per cercare di distruggere tutto e tutti sono diversi. In realtà Archangel è buono, giuro. Però è un po' tutti i miei cattivi sono buoni, a parte un paio, ma diciamo che aveva le sue ragioni per cercare di distruggere tutto e tutti, perché doveva difendere una delle sue tre leggi fondamentali della robotica era difendere il suo creatore, e lui aveva previsto che qualcuno tra i mortali avrebbe cercato di uccidere il suo creatore e tutto quello che aveva creato nel corso del suo un quarto di milione di vita, ma parleremo poi di Luke Trident. Ad ogni modo, Luke Trident, il suo creatore, ha detto sti cazzi, ha radunato il suo esercito, tra cui anche la Suicide Squad, tra virgolette, molte virgolette, dei villain, guidata da Ermanno, che tra l'altro è l'avatar di Piro. Ve l'avevo detto che dovevate ricordarlo. Oppure avevo detto di ricordare anche un'altra cosa, ma chi se ne frega. Ad ogni modo, il punto è che in questa occasione, per la prima volta, gente da tutto il multiverso vede il vero potere di Blue, o meno il vero potere che ha in quel momento, che surclassa di gran lunga quello di tutti gli altri, a parte forse Ermanno, che appunto essendo l'avatar di Piro, il dio della creazione più potente, è più o meno su quel livello. Sì, soprattutto più avanti, Ermanno diventa potente a merda, però... Vabbè, alla fine... Diciamo che quando sei l'avatar di un dio di fuoco e liberi il massimo potenziale di tale dio, morire bruciato è una conseguenza logica del tuo usare tutto il suo potere. E Blue comunque non l'hai uccisa. Però perché Blue ce l'ha così tanto con Piro? Beh, perché come ho detto, non, lei non era l'unico angelo dell'Apocalisse, ce n'erano altri. Se Blue divora l'energia vitale, Carestia era quella che divorava la materia. E in un certo senso, quindi, Carestia era la sorella di Morte. E per cause varie, Carestia stava dando molto fastidio a Piro e al suo esercito di ribelli. E quindi la... Beh,
un dio di creazione non può uccidere un altro dio perché è di creazione, non di distruzione. Però può comunque fare danni, ha praticamente ridotto in poltiglia la mente di Carestia. E quindi Blu, come morte, che ha recuperato i suoi ricordi adesso perché, perché Luke non si fa i cazzi suoi e quindi gliel'ha detto, non sto scherzando, serviva per farla collaborare appunto per combattere Arcangel. E quindi Blu affronta Ermanno e rimane sconfitta, ma Ermanno si brucia da solo e Piro va in letargo praticamente. E quindi in un certo senso ha vinto lei. Ora, con Ermanno fuori dai piedi, Luke il Trident morto perché ha sacrificato la sua vita per sconfiggere Arcangel in una maniera tutta sua, infatti adesso Arcangel è buono e lavora con i buoni. Arcangel era comunque difettoso, anche se appunto agiva secondo le regole, come ho detto, però aveva un difetto di esagerare, diciamo. Ho fatto di nuovo lo schiocco, tra l'altro. Oddio, sei ancora vivo. Perché mi dimentico sempre di sto tizio della chiave che mi serve per liberare cose? Perché continua a farmi colpire? Levati! Ok. Vale, grazie. Io, come ho detto, non sono proprio super pro player, quindi non aspettatevi granché esattamente da questo gameplay. A me piace un sacco, fare la co-op con, gli NPC. Con i giocatori veri no, perché in multiplayer sono un super nabbo, basta lo sa. Quindi preferisco giocare offline perché altrimenti piango. Sono davvero pessimo in multiplayer, non ce la faccio, mi dispiace. Preferisco essere ammazzato 1000 volte da un NPC comandato da un'intelligenza artificiale che posso comprendere che da un giocatore super pro che balza da una parte all'altra e mi stupra. Ho perso il discorso, sì. Ora, praticamente gli universi sono con poche difese, cioè in realtà hanno ancora abbastanza difese, però Archangel ha cercato di ammazzare tutto l'universo e potete immaginare che la popolazione dell'universo non sia molto contenta della cosa, soprattutto considerando che a crearlo è stato il capo di Academy, cioè quello che dovrebbe proteggere tutto e tutti, e quindi la gente ha iniziato a perdere fede in Academy e in un certo senso così si profetizza. Per mano di Archangel, la profezia secondo la quale la gente avrebbe perso fede in Academy e avrebbe cercato di ammazzare tutti. Ma guarda un po'! Karma! E ad ogni modo, a oh, non ci provare! A essere gli stronzi traditori bastardi sono proprio gli Hunters. Che utilizzando la tecnologia di Archangel, come dicevo, Karma, attiviamo questo coso, ma utilizzando la tecnologia di Archangel hanno sviluppato dei guerrieri potenziati in modo da poter affrontare Academy. E quindi, tra l'altro, alla fine i mortali non sono riusciti proprio a essere loro a sconfiggere Academy perché hanno fatto tutto gli Hunters e non l'ho spiegato bene, ma gli Hunters, beh, c'è una fazione estremista in loro che vuole sterminare tutti gli umani in generale, quindi è brutta storia. E questo è l'evento chiamato The Fall. Ora, Blu, come ho detto, ha il corpo di un Hunter, ma lei ha il corpo dell'Hunter originale, Poet, da cui tutti gli altri Hunters sono nati, in un altro universo almeno, perché nel suo universo non è mai successo perché Morte ha preso il totale controllo di Poet. Ah sì, ho ucciso anche il tizio lì, ma chi se ne frega di lui, è inutile tanto. Sì, questo è il modo di pensare di Blu. Cioè. E quindi. Odio, mi perdo sempre in questi discorsi, sono davvero lunghissimi. E quindi riescono a ottenere il supporto di Blu, gli Hunters, per annientare tutto e tutti. Con una sorta di scusa. Innanzitutto le dicono che il suo pianeta, Terra Universo 196 in generale, il suo universo, non avrebbero subito conseguenze se avesse collaborato, eccetera, eccetera. In secondo luogo, questa è una cosa che sanno in pochi perché è una sorta di mini twist.
Luke stesso ha detto che, perché Luke sapeva cosa sarebbe successo in futuro, era un viaggiatore nel tempo, le aveva chiesto, in cambio appunto delle informazioni su Piro ed Ermanno, di dare una morte veloce agli eroi di Academy, insomma, perché Blue strappa l'energia vitale, ma lo fa in maniera veloce, pulita e se vuole senza far soffrire troppo, quindi... Non è cattiva, è soltanto diversa ed è adorabile. State zitti. Quindi la nostra piccola genocida fa il suo lavoro e si ritrova ad uccidere anche Iperio e Neofilia, che erano suoi amici praticamente. Quello che non sapeva è che Iperio e Neofilia avessero una figlia, Lilith. E lì iniziano i problemi. Perché, cioè, Ophelia non poteva avere figli, però ha una figlia adesso, e... What? Il fatto sta che Blue in un certo senso protegge Lilith, la piccola Lilith, Little Lilith, il personaggio più adorabile in assoluto, ne parleremo poi di lei. Lei è estremamente... è troppo tenera, Lilith. E inoltre, spoiler, diventerà più potente di Blue, in assoluto, il personaggio più potente in assoluto, Lilith. E Lilith viene presa dagli Hunters, perché comunque è mezza Hunter, perché Hyperion era un Hunter. E quindi vorranno fare esperimenti su di lei e brutte brutte cose. E qui inizia il periodo peggiore della vita di Blue, perché dopo che ha fatto il suo lavoro, torna a casa e scopre che gli Hunters hanno devastato il suo pianeta. La sua combriccola di criminali slash amici morti e lei va fuori di testa e dichiara guerra agli Hunters e lei è così potente che gli Hunters non possono fare un cazzo. Cioè loro credevano, cioè gli Hunters avevano la potenza di spazzare via Academy, che era un'organizzazione con migliaia di supereroi praticamente da tutto il multiverso. E sono riusciti a spazzarle via comunque. E quindi credevano, beh, Blue sarà al massimo potente quanto uno dei capi di Academy, non può essere così difficile da affrontare. E invece no. Come per punirli, Blue si teletrasporta viaggiando nell'iperspazio, nel loro universo, e one shotta il loro dio, il Poet di cui avevo parlato prima. Distruggendo la terra dell'universo 4 nel mentre, e quindi un bel po' di Hunters ci vanno in mezzo anche, ma se lo meritano. E qualsiasi cosa facciano gli Hunters per cercare di andarle contro non funziona, quindi semplicemente alla fine si arrendono. Ora Blue si ritrova in questa strana posizione in cui non ha più nessuno e nessuno le dà più fastidio. Però non è proprio una bellissima cosa. Arriva anche Mac, che non vi sto a spiegare chi sia Mac, era praticamente un araldo di Piro per cercare di vendicare il suo maestro Piro, appunto. Però lui è un altro di quelli ultrapotenti, ma nel combattimento, beh, diciamo che anche se Blue voleva morire dopo tutto quello che era successo, purtroppo il suo status di divinità le ha praticamente impedito di ottenere la morte che voleva e quindi è stata costretta a continuare a vivere, che peccato, eh? E niente, alla fine ha sbloccato un altro po' del suo potere, riuscendo poi ad uccidere... No, in realtà non uccide Mac, lo imprigiona nella crosta terrestre, però vabbè. A parte quello... Lilith viene messa sotto stasi criogenica per esperimenti futuri. Passano parecchi anni, un numero non specificato, e Lilith viene liberata da niente poco di meno che Archangel, che è sopravvissuto. Yeah! Archangel libera Lilith, adesso si chiama Arcialfa, tra l'altro Archangel, è un po' più umano come nome. E la porta nell'unico posto sicuro che è rimasto nel multiverso, adesso che si ritrova... Oh, ciao Oscar! Che si ritrovano. No, non fare così. Adesso che si ritrovano in un futuro in cui gli Hunters hanno sterminato buona parte degli esseri umani e brutte cose. Lo standard, insomma. Perché fai Infetron? Perché sei coglione?
Livella quella cazzo di stamina! Che cazzo fai? Thank you. È già aperto tra l'altro. Sì. Ok. Ah già, andiamo a prendere la nuvola. Appunto la porta nell'unico posto sicuro. Indovinate qual è l'unico posto sicuro? Esatto, è l'universo di Blue, perché gli Hunters stanno alla larga da lei, perché è troppo potente. Quindi nel corso dei decenni, secoli, chi lo sa, un sacco di sopravvissuti sono andati sul pianeta di Blue per sopravvivere. E Blue, che era in totale depressione cronica, stile Linkin Park, adoro Linkin Park, by the way, ha deciso di comunque prenderne un po' perché tanto non le davano fastidio, e quindi il suo pianeta è l'unica roccaforte sicura del multiverso. E tra l'altro la gente che ha iniziato a vivere lì ha iniziato ad adorarla come una dea. Cioè, lei è una dea, però è la prima volta che qualcuno prega la dea azzurra, che però è morte. Nel senso, so che ci sono stati dei culti del genere, intendo in generale nella mia storia, quindi è un po' strano, ma non che a lei importi. Il fatto sta che c'è un sacco di gente che la adora, a lei non frega un cazzo di niente di tutto ciò. Però in compenso adesso ha vestiti belli, ha una casa ancora più bella, il suo pianeta prospera, è tutto molto bello, però lei è comunque abbastanza giù di corda. Finché appunto non arrivano Lilith e Archangel. Ora, come ho detto, Blue era abbastanza amica di Hyperion e Ophelia, quindi vedere che Lilith fosse ancora viva la tira su di morale e oltretutto le ricorda il fatto che ha ucciso i suoi genitori e che non è mai andata a salvarla, quindi I have become so numb e via dicendo. Ad ogni modo, per tagliarla breve, Blue decide di crescere Lilith nella maniera migliore possibile per una persona come lei, il che non è molto. Andiamo ad ammazzare il coso. Sì, Lilith non avrà proprio l'infanzia migliore del mondo, però Blue è un po' diversa, è più umana rispetto a quella che aveva affrontato. Cioè, a quella che aveva ucciso i suoi genitori durante The Fall, quindi bene o male sta al gioco. La cosa principale è che comunque. Oh no, non ho ucciso gli stronzi. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no,
Devo bere, devo bere, devo bere. Fammi bere! Fammi bere! Ah no, ne fa due, vero? Ok. Ok, sono vivo. Che palle quella mossa! Non posso schivarla perché sono in midroll. Oh no! Forse avrei dovuto mettere la mia cosa che aumenta la stregoneria, me ne sono un po' dimenticato. Vabbè. Sì, scusate un attimo, eh. Disintegro questo stronzo e poi torniamo a parlare, tranquillo. Ok. Piu. Piu. Siamo sinceri, i miracoli sono molto più fighi, perché chi vuole lanciare il mini raggio blu di merda quando puoi lanciare il fulmine di Zeus? No! No! Che palle! Fammi alzare! Oh, che palle! Ok. Piu! No! Oh, ho parato! Che culo! Oh no, è vero, adesso ne fa due. Yeah. Avete notato che... mi ha ucciso? Ah, ecco, mi sembrava strano. Con quali pixel? Però vabbè. Perché è così lento ad alzare lo scudo? Okay. Piu. E due? No? Ok. Piu. Ecco, bravo, no. Vabbè.
Sì, come ho detto, blu è potenza pura, quindi non aspettatevi troppe morti comunque, soprattutto contro i boss. I peggiori nemici di Dark Souls sono i nemici base che ti colpiscono con i numeri grandi, continuano a colpirti, soprattutto i topi! Odio i topi! Oh, quanto è difficile uccidere perché continuano a darti quei cazzo di mosse che ti danno pure tossicità! Ok, ad ogni modo. I topi sono il peggio. No, seriamente. Blu cresce Lilith al meglio delle sue possibilità e le insegna a combattere. In un certo senso, per espiare le sue colpe, o in realtà sa che non può davvero espiare le sue colpe, sa che Lilith la odierà praticamente in eterno. Infatti, Lilith vorrebbe ucciderla, ma ha questa strana sindrome di Stoccolma, diciamo, in cui vede che Blu non è più la stessa perché ha fatto un salto temporale, lei praticamente. Per arrivare da lei e Blu è un po' cambiata, è una persona un po' migliore adesso e letteralmente la tiene in vita. E sviluppano quindi questo strano rapporto maestro-allieva, anche se Blu inizia a considerarla un po' come sua figlia, però Lilith non potrà mai considerarla sua madre, ma tipo mai, per questa parte della storia almeno. O comunque non del tutto in generale. Sono andato a prendere l'anello, sì, sono andato a prendere l'anello. A parte il fatto che ce l'ho già, quindi perché cazzo sono andato a rifarlo? Vabbè, volevo eliminare quest'area dalla lista delle cose da fare. Ah già, c'è un secondo cavaliere. Ok, adesso andiamo a prenderlo. Sì, col cazzo che mi metto nella raffica berserker. Ok. E dove ero rimasto? Sì. Quindi Blu cresce Lilith. Lilith diventa forte perché Blu è estremamente esperta nell'uso del chi, l'energia vitale, appunto. Ho deciso di chiamarla chi sempre per via di Skullo che fa Kung Fu e che mi ha spiegato un sacco di roba sul chi e tutta la storia dell'energia vitale, eccetera. E quindi ho deciso di aggiungerlo alla mia storia. E appunto il chi è l'energia che usano principalmente gli hunters per fare le loro robe. E Lilith è una mezza hunter, mezza qualsiasi cosa sia Ophelia, che non ve lo dico. Diciamo che è umana, più o meno. È una mezza verità, diciamo. Tra l'altro, Hyperion aveva ricevuto da Ermanno un frammento della fiamma di Piro, quindi Hyperion era un avatar di un frammento di una divinità primordiale, un po' come Blu, solo che Blu è l'avatar totale, e un po' come Ermanno, che anche lui era l'avatar totale, solo che Blu è anche la mente della persona. Sì, è un po' complicata come storia, tranquilli, ci si confonde spesso. La cosa importante è che Lilith ha ereditato da suo padre a sua volta un frammento della fiamma bianca. Cioè, quando suo padre è morto, praticamente tutta la fiamma bianca è passata a lei. La fiamma bianca è appunto quel frammento della fiamma dorata che era, diciamo, l'anima di Piro. E quindi Lilith è un avatar, anche se non sa di esserlo. Blu le insegnerà ad utilizzare questa sua forza, appunto perché per espiare le sue colpe vuole dare la possibilità a Lilith un giorno di poterla uccidere, perché Blu sa di essere forte e a causa del trauma che ha subito tende ad avere un meccanismo di difesa automatico, cioè se qualcuno la avvicina di spalle e le appoggia una mano sulla spalla, è morto, è ridotto in cenere, è proprio, non esiste, non è mai esistito, scompare anche la sua data di nascita, proprio, addio per sempre, perché appunto non è una cosa che vuole fare, ma è proprio diciamo, un tic dovuto a questo problema che ha avuto. È proprio una reazione incontrollata che non può controllare, è una difesa automatica. Il che la rende anche estremamente pericolosa e aggiunge alla sua aura di estremamente potente. Ad ogni modo, Lilith diventa molto potente, però Lilith vorrebbe anche che si facesse qualcosa per il resto del multiverso, che è ancora sotto il giogo degli Hunters, appunto come lei era stata catturata e stavano per usarla per fare esperimenti, eccetera. Però
Però a blu non importa più di tanto perché lì sono al sicuro, eccetera, eccetera. Finché un giorno non arriva la bella flotta Hunter che colpisce blu con un'arma fatta apposta per ucciderla, ottenendo il risultato ovvio di farla solo incazzare. Ma non solo, perché effettivamente quell'arma fa qualcosa. Gli Hunter avevano progettato quell'arma per ucciderla. Il problema è che non sapevano proprio che quello che ci fosse fuori fosse uno strato esterno di protezione. Quindi quello che ottengono è di sciogliere un po' il suo corpo da Hunter e liberare il 10% dell'anima di morte. Il che, se parliamo del 10% di una divinità primordiale di potenza assurda come morte, significa che ciao. Ma proprio, ciao, mortissimi proprio. Crea delle falci da guerra. Le falci da guerra sono quelle che hanno la lama, sempre a forma di mezzaluna, ma che è messa sull'asta non a 90 gradi, ma nella stessa direzione dell'asta. Andatele a cercare, sono fighissime come armi. E di sicuro non sono stupide come la variante giapponese. Degli anime, intendo, perché i giapponesi avevano anche loro delle armi innastate simili comunque. La Naginata l'avevo citata a un certo punto durante una campagna, se non sbaglio. Vabbè, comunque, crea queste falci da guerra giganti che annientano totalmente la flotta Hunter. Se volete un po' un'idea di come sia stata la visuale, guardatevi Seven Deadly Sins, Nanatsu no Taizai. E Harlequin, cioè il re delle fate che ha la lancia che fluttua, che diventa anche un orso, un cuscino. Oddio, mi ero dimenticato quanto fosse stupido Nanatsu no Taizai. Però la prima stagione era carina, poi è diventato. Vabbè, a parte quello. Ah, tra l'altro, Morte è quasi una personalità a sé stante dentro la testa di Blu. Però, bene o male, tutte le sue tre personalità, Morte, Poet e Aura Thompson, perché è ancora lì, tra l'altro, come sua coscienza, se vogliamo, come suo grillo parlante, anche se molto, molto piccolo rispetto alle due entità supreme che vivono in quel corpo, assorbite appunto da Morte. Ho perso il segno. Vabbè, comunque, Morte si libera facilmente di tutta quella roba. Perché sto parlando con Andre? Vabbè, non parliamo con Andre. Oh no, che pirla, io sono venuto qua a combattere i gargoyle. Sì, è vero, combattere i gargoyle, devo combattere i gargoyle. Non rotolare. Devo anche liberare cose, è vero, prima di andare a fare robe. Che palle quando hai giocato così tanto a sto gioco da dimenticarti delle cose perché pensi di averle già fatte, però devi ancora farle. Vabbè. Comunque, dopo l'attacco, Blu torna in sé, torna sul suo pianeta, praticamente lasciandosi cadere dalla gravità, perché è stanca, perché ha dovuto reprimere se stessa, costringerla a tornare dentro il guscio. Ah, piccolo dettaglio, Blu non vuole che Morte sia libera perché ha paura che perda la sua personalità e torni ad essere l'entità primordiale priva di coscienza, di empatia e tutto il resto che era all'inizio. Cioè, a parte per sua sorella Carestia, di cui abbiamo più o meno parlato. Però, insomma, era comunque un dare ad un essere inumano caratteristiche umane. In realtà non è che fosse, cioè, considerava sì carestia sua sorella, però è una maniera che non possiamo concepire perché letteralmente era letteralmente una divinità, quindi a spiegarlo è difficile. Comunque, il punto è che quando torna sulla Terra scopre che la mega astronave mandata per ucciderla non era l'unica cosa mandata, avevano inviato anche uno dei loro esperimenti. In particolare avevano inviato Aura Thompson, quella di un altro universo, il suo doppelganger, che però avete visto anche lei perché di solito è il nome che uso, almeno in alcuni casi, per la figlia, quando non la uso appunto per lui stessa.
appunto Aura Thompson è il doppelganger di Blue di un altro universo, però spesso nei giochi di ruolo si tratta della figlia, come appunto abbiamo visto in L'ultima torcia. Oh, ci siete ancora. Ah, vi ho preso, stronzi. Stop casting. Sei morto? Ora sì. No, no. Adoro questa magia. Adoro questa magia così dannatamente bella da vedere. Piu, piu. Comunque. E Aura Thompson, la sua storia in Endless Line è complicata, però avete presente il paladino di cui si è parlato anche nell'ultima sessione dei reami e che si è visto nella sessione finale di Cuori di Ghiaccio, sempre sull'ultima torcia? Abdullah Reinhardt l'avevo chiamato, il Best Boy, come anche l'ho chiamato. Sono entrambi personaggi di Endless Line molto legati e, beh, Abdullah si è sacrificato durante The Fall per proteggere Aura e molte altre persone. E Aura è sopravvissuta e ha cercato di vendicarlo. Aura in Endless Line è un po' psicopatica, e questo ovviamente non c'è nelle versioni di L'ultima torcia, però rimane il fatto che, ad esempio, in L'ultima torcia, appunto, è abbastanza. È una teenager senza pazienza, sempre incazzata e tutto il resto. Però, appunto, lo so che non è la stessa cosa, però non c'erano molti altri modi di rendere l'idea, il fatto che fosse diversa, appunto. Anche perché, appunto, Aura Thompson in Endless Line non è un hunter, perché soltanto Blue ha avuto quella cosa dell'essere diventato un hunter, eccetera, eccetera. Però, appunto, essendo il doppelganger di Blue, gli Hunters la prendono, fanno degli esperimenti su di lei e la trasformano in un'arma vivente. E mandano quest'arma vivente contro Lilith, che per la prima volta uccide qualcuno. Ed è qualcuno che, tra l'altro, non lo sapeva perché aveva un elmetto, ma dopo averla uccisa le toglie l'elmetto e scopre che era il doppelganger di Blue. Ed è una cosa che la inquieta moltissimo. Ovviamente, aggiungerei. Però lei e Blue fanno un discorso e più che altro Lilith è sconvolta dal fatto che Aura era un esperimento degli Hunters e lei l'ha uccisa perché è stata attaccata e non può fare a meno di pensare che sicuramente avrebbero fatto la stessa cosa a lei, a Lilith intendo, e l'avrebbero mandata contro Blue per combatterla, perché Lilith, avendo la fiamma bianca, che è una parte di Pyro, ha il potere di contrastare Morte, perché Morte era stata creata per annullare Pyro, ma questo significa anche che Pyro era in grado di annullare Morte. È una cosa del genere, sì. Sono opposti praticamente. E il che rende tutto molto più metaforico e sti cazzi, un sacco di altre cose, però non sono bravo con le metafore in realtà. Sono abbastanza bravo nei colpi di scena, almeno credo, perché sono quelli che mi piace fare di più quando ci riesco. Grazie, stronzo. Dai, andiamo a combattere Gargoyle e poi ti ammazzo perché non c'ho voglia di fare la tua quest. Ah, è vero, devo tenerti anche per il drago famelico. Mi perdo sempre quando smetto di parlare, mi dispiace. Appunto, Lilith è più che altro sconvolta dal fatto che se Archie non l'avesse salvata, tutto questo non ci sarebbe stato. Lei sarebbe divenuta un'altra arma vivente, l'avrebbero mandata addosso a Blue e Blue l'avrebbe uccisa senza pensarci due volte, perché Blue è Blue. Ed è fatta così. Ed è questa la cosa che la disturba di più. E qui per la prima volta Blue si lascia andare, perché comunque, anche se provava affetto come se lei fosse sua figlia, ha cercato di non schiacciarla troppo con questa cosa, perché lei sapeva che Lilith avesse problemi con lei, ovviamente ha ucciso i suoi genitori, ripeto, e quindi ha cercato di non darle un motivo per attaccarsi esageratamente a lei, ma questa è la prima volta in cui Blue la abbraccia di sua spontanea iniziativa, e Lilith in compenso
ovviamente non è proprio, non è proprio che volesse affetto da lei, cioè un po' sì, ovviamente, perché sì, però perché è orfana, però il fatto è che le sloga una spalla e le spacca un paio di costole, ma Blue sopporta senza troppi problemi perché ha appunto questo senso di colpa terribile che sta cercando di espiare, più o meno. Anche se... sì, un piccolo dettaglio delle mie storie. Di solito più sei potente, da un grande potere derivano grandi traumi. Questa è la mia regola. Quindi Blue è potentissima, è quella che soffre di più seghe mentali in assoluto in questo senso. La vita è sofferenza. Però ci sono momenti per cui vale la pena. Questa è la morale finale di tutta la storia. Puoi soffrire quanto vuoi, ma se riesci a sopportare e a vincere, alla fine verrai premiato. È questo, credo, il messaggio di Endless Slime. Non lo so, perché è una cosa che ho iniziato a pensare quando ero bambino, quindi non è che avessi tutta quel tipo di esperienza all'epoca, però sì, diciamo per ora che è quella cosa. Sto improvvisando, non ho un copione né niente, sto soltanto farfugliando tra me e me. Facciamo finta di niente. Ad ogni modo... Dopo questa cosa, Blue promette a Lilith che è l'ora di fare qualcosa e di iniziare a riprendersi il multiverso. Quindi lei e Lilith si preparano a partire per un bel viaggio alla riconquista del multiverso dagli Hunters. E Lilith prende le armi di Aura. Non le armi che le hanno dato gli Hunters, ma le armi che usava in vita e che ha ancora addosso come parte del suo equipaggiamento, cioè un paio di Karambit, che è un coltello indiano, se non erro, è fighissimo, è tipo un artiglio, andatevelo a vedere, sempre consigliato da Skullo perché è praticamente un'arma marziale molto sottovalutata, tra l'altro. Oh, non mi sono... Oh, non sono diventato... Oh, vabbè. Mi spiace, Soler, farlo da solo. Palle. Andiamo a disintegrare quella stronza. E quindi partono per il multiverso. E con cosa, vi chiederete? Beh, vi avevo detto, no, che c'era una religione intorno a Blue, no? Beh, quella religione ha degli ingegneri. Ah, tra l'altro ci sono anche Hunter nella popolazione della Terra di Blue, mi ero dimenticato di dirlo, perché non tutti sono stronzi. Ho detto che erano un po' estremisti, gli estremisti hanno fatto fuori quelli che erano neutrali o schierati con Academy, e i pochi sopravvissuti hanno cercato di sopravvivere come hanno fatto tutti gli altri mortali, però appunto ce ne sono alcuni anche sulla Terra di Blue, perché comunque Blue è stronza ma non in maniera immotivata, insomma, questo è un po' il suo personaggio. Mio Dio, perché avevo bisogno di solare degli altri? Mio Dio! Ciao! Ok. Se... Sembra di essere a un concerto dei Rammstein. Che sarà a luglio, no? Non vedo l'ora di esserci. Adoro questa magia. Bye! Ok. Non mi sono curato, giusto? Mi sono curato solo dopo gli stronzi, quindi quello è il danno che mi hanno fatto. Guardate la barra della vita. Vabbè. Oh, non ho messo l'elmo. Che palle. Vabbè, pace. Comunque, hanno costruito una nave per Blue e hanno unito la tecnologia delle varie razze che sono lì presenti. Quindi c'è la tecnologia di Academy, quindi la tecnologia dei cyborg, viaggi iperspaziali, eccetera, ma anche la tecnologia degli Hunters, quindi tecnologia vivente. E quindi la nave di Blue è un leviatano, cioè, se non sbaglio, era un incrociatore classe Leviathan, unico nel suo genere, che ha la forma praticamente di una sorta di balena pesce spada, non so se ha senso come descrizione. Immaginatevi una balena che ha un mento pronunciato come fosse un coltello. Sì, il mento, non un corno sulla fronte, ma il mento. Volevo il mento che fosse pronunciato, perché altrimenti era troppo simile a quella di Transformers.
eccetera. In realtà la nave biologica l'avevo e sarebbe una citazione a Farscape, mi pare si chiamasse quella serie di fantascienza, non so se qualcuno la conosce, in cui appunto le astronavi si chiamavano Leviatani ed erano vive. Appunto, è una citazione a quella serie che era carina, non l'ho mai seguita del tutto, era un po' strana. Oddio, mi ero dimenticato che ci fossi tu. Questo è un miracolo, giusto? Oddio, 40.000. Ma ti attacchi al cazzissimo. Aspetta. I want this. Questo è inutile. Ah, ce l'ho già questo gesto, però. Perché non è andato? Mi chiede assoluzione. Oh, ho commesso parecchi peccati, eh. Ah sì, perché sono passato da una cosa all'altra. E oh, fai schifo, però sì, voglio avere l'anima pulita. Blu cerca soltanto di espiare i suoi peccati. Oh, grazie. Beh, ciao. Adesso non posso più livellare, però, figlio di. Comunque. Avrei dovuto farlo prima di livellare così tanto. E appunto ha questa astronave fighissima che è lunga. Non mi ricordo quanto l'aveva fatto lunga. Cioè, in generale le astronavi sono abbastanza grandi, però l'astronave di Blu era tipo un transatlantico, quindi diciamo un chilometro. Lo so che i transatlantici non sono lunghi un chilometro, però qui parliamo di un transatlantico spaziale. E gli interni erano tipo quelli del Titanic, avevo deciso. Ah, adoro camminare sulla montagna di corpi. No, Blu, resisti ai peccati. Adoro Ragdoll. Dove devo andare adesso? Non puoi avermi aggrato, oh, stai calmo. Vabbè. Vabbè, andrò di là a questo punto. E partono e iniziano a riconquistare il cosmo. Al che gli Hunters vanno nel panico perché pensano di aver fatto una grandissima stronzata, visto che a quanto pare Blu non era di nuovo, non era così vulnerabile quanto pensassero. Hanno sbagliato i calcoli e tutto il resto. E qui entra in azione Hunt! Signore e signori, ecco voi l'Hunter definitivo, l'Hunter creato appositamente per porre termine a tutti gli Hunters. L'Hunter proprio creato con i rimasugli non disintegrati da Blu del loro dio. E soprattutto è un hunter molto longevo perché è già in vita da tipo 200 anni, da quando viene introdotto nella storia, ma praticamente è come se ne avesse 20. Quindi sì, la sua vita è 10 volte, possiamo considerare 10 volte quella di un essere umano, ma considerando che gli Hunters vivono il doppio degli esseri umani, questo stronzo vivrà parecchio a lungo. Certo, Blu e Lilith sono una è un'immortale, l'altra è un'eterna, quindi vivranno assolutamente in più di lui. Però, perché vi sto dicendo tutto questo? Beh, perché Hunter in realtà è un tipo a posto. No, Hunter, scusate, Hunt è un tipo a posto. Hunt è armato con la Galaxy Breaker Zweihander, che era un'arma fatta da Academy, in particolare da Luke il Trident, il capo di Academy di cui si è parlato un pochino prima, e l'ha praticamente rubata a una tizia che non vi sto a spiegare perché sono personaggi secondari rispetto alla storia di Blue, eccetera. Cioè non sono proprio secondari in generale, però non ci interessano adesso. E Hunt è parecchio forte anche. E quello che succede è che durante le varie missioni riescono a catturare Lilith, a separarla da Blue e a catturarla. Ora, Lilith a questo punto ha circa 20 anni anche lei e ha vissuto tutto il suo tempo con Blue, quindi anche se usciva con altre persone, la gente aveva paura che se avessero fatto qualcosa a Lilith, Blue avrebbe fatto qualcosa a loro. E non sbagliando proprio, cioè no, Lilith è proprio, cioè non Lilith, Blue è proprio quel tipo di genitore che ti guarda male dalle finestre, ti manda minacce, cioè, avete presente, dai, è in tutte le serie TV comiche, non potete non aver presente quel tipo di genitore. Solo che qui parliamo letteralmente di una dea della morte, quindi, yay! Chi voleva avvicinarsi a lei? Hunt! Ad Hunt non frega una sega! Interroga Lilith, ricordo, Blu non c'è,
e è separato perché hanno portato Lilith in un altro universo. C'è l'interrogatorio, parlano, si conoscono e finiscono a letto. Immaginate cosa succede quando Blue poi viene a trovare, a recuperare Lilith e pensava di trovarla in prigione, invece la trova nelle stanze dell'Hunter Supremo a letto. Sì, ho anche scritto quella parte, però ero un po'. Stavo facendo un po' di test in quel momento, avevo scritto un sacco di cose che non sono proprio canoniche, però in sostanza tutti vanno fuori di testa, Blue tramortisce Hunt e se lo portano dietro. E lì Blue salva Lilith, ad Hunt viene dato il permesso di andare sul pianeta di Blue da solo, ovviamente, per trovare Lilith comunque, perché Blue comunque, ripeto, è stronza, però sta cercando di fare del suo meglio comunque. E sì, Hunt è letteralmente il più forte di tutti gli altri Hunter, però come ho detto è un tipo a posto, non sto a spiegarvi le cose, ma di base lui non c'era durante The Fall, è stato creato come arma, quindi un po' come Blue tra l'altro, e in realtà non gliene frega niente di niente, è un po'. Somiglia un po' al padre di Lilith tra l'altro, quindi è un altro. È un dork, non so se potremmo dire in inglese, è un simpatico idiota. Però è simpatico idiota, tra virgolette, perché. Cioè, non è che è stupido. Molti personaggi in realtà non sono stupidi. Appunto, Blue può comportarsi in maniera strana. Spesso l'associo a un gatto, perché letteralmente si comporta un po' come un gatto, fa quel cazzo che vuole. Però Blue è uno dei personaggi più intelligenti di Endless Line. Se parlassimo in termini di D&D, Blue avrebbe intelligenza alta. Ma saggezza bassa, quindi è molto naive comunque, intelligente ma molto naive, per questo si è fatta fregare un po' di volte all'inizio. Perché ho usato le cristallizzate contro gli stronzi? Oh no, che cazzo sto facendo? Ok. Il punto di tutto ciò, avrei dovuto comprare il cimiero di Artorias. Vabbè. Il punto di tutto ciò è che. Comunque, sì, Lilith e Hunt iniziano questa strana relazione segreta, tenuta segreta ovviamente dagli altri Hunters per ovvi motivi, e le cose vanno abbastanza bene. Poi però ritorna un problema principale, perché sebbene questa cosa potrebbe portare alla pace definitiva, avete presente il dio che ho citato all'inizio, il dio supremo? Io lo chiamo Atid, All That Is Divine. Tutto ciò che è divino, letteralmente. E beh, ha trovato un avatar, anche lui ha deciso di. Parlo al maschile, però Atid è tutto ciò che è divino, quindi è un'entità collettiva, ma al contempo è la stessa cosa, è strano. È un po' come la storia L'uovo di Egg, scritta da Andy Weir, quello che ha scritto L'uomo di Marte. Ovvero sopravvissuto The Martian, come hanno chiamato il film. Il libro è bello, soprattutto perché il film taglia tutta la seconda parte del libro in cui c'è il viaggio per arrivare al coso. Ma non divaghiamo ulteriormente. E ha trovato un avatar, che è spoiler, quindi non vi dico chi sia, e iniziano a causare problemi. Qui quindi entrano in azione Clockwork, Hero e un sacco di altre gente di cui non ho parlato perché stiamo parlando di Blue Lead e della loro storia e non di quella di Clockwork, eccetera. Comunque basti sapere che sono altre persone molto potenti. Tra l'altro c'è Piro, si è svegliato dal suo letargo. Adesso ha un avatar femminile anche lui, slash lei, perché è una divinità. Secondo voi la divinità fa differenza tra sessi? No, è supremo, è oltre tutto ciò. Andiamo. Tra l'altro c'è una battuta che io adoro, in cui Blue dice: "Ah, quindi hai scelto un corpo femminile perché l'ultima volta ti ho fatto il culo", quindi sì, ce l'hanno ancora un po' tra loro, però devono lavorare insieme per sistemare le cose. E in realtà no, perché Blue rifiuta, però Lilith accetta. E quindi qui c'è la grande rottura tra Blue e Lilith, perché Lilith va con Clockwork e gli altri, e Blue rimane da sola a non fare niente. Ora, essendo la prima volta che Lilith sta un po' da sola, senza Blue in giro a rompere le palle, eccetera, innanzitutto scopre che è molto più forte di quel che pensasse, perché quando vivi con Blue e ti alleni con Blue, tendi a paragonarti ovviamente al
paragone che è lì presente. Quindi, blu. Ma blu è tremendamente forte, è molto più forte rispetto a quanto era in passato anche. Quindi quando si ritrova in mezzo agli altri eroi dicono "What the fuck?" Perché lei è davvero fortissima. È quasi paragonabile a Piro e ricordiamo che Piro è l'entità da cui lei tecnicamente ha preso il suo potere, anche se ora la fiamma bianca è separata. Però di Lilith parleremo anche un po' poi, quindi non vorrei divagare troppo. Fatto sta che durante la battaglia finale contro l'avatar di Atid, abbiamo che il... È difficile usare efficientemente questa magia, però è potentissima. Posso colpirli mentre dormono, sti stronzi? Adesso ci provo. Evidentemente no. Perché sono immuni durante le animazioni? Soltanto io dovrei essere immune durante le animazioni. Privilegi del giocatore. Bravo, mettiti lì, coglione. Dio mio, quando non gioco personaggi ranged, questi qua sono davvero delle bestie difficilissime da battere. È incredibile quanto siano facili giocando mago con 60 intelligenza. Dai, alzati così ti posso uccidere. Grazie. Dovrò... Ah sì. E la battaglia finale, The End of the Endless, come ho deciso di chiamarla, è quindi questa grande battaglia contro angeli. Non ho parlato degli angeli, però sono in giro sin dall'inizio della storia, solo che venivano chiamati mutanti perché non si sapeva che cazzo fossero. Perché tecnicamente sono avatar di angeli, quindi è una cosa strana anche lì. Olè. Thank you. I nostri si ritrovano un po' in difficoltà. Clockwork ha il potere di comandare il tempo ed è in grado di evocare personaggi dal passato, quindi rivediamo un po' dei vecchi personaggi combattere anche. Poi però arriva Blue che decide, per la prima volta parla a Lilith sinceramente, quindi le dice che le vuole bene e tutto il resto, anche perché Lilith è stata ferita mentre lei non c'era, quindi sensi di colpa, Linkin Park, vai! Ad ogni modo, Lilith ovviamente si sente un po' stranita da tutto ciò, perché è vero che Blue l'ha abbracciata in passato, però era una situazione diversa e lei non ha mai capito che pensasse a lei come una figlia, però adesso gliel'ha praticamente detto. Ma non hanno il tempo di parlare, perché Blue è potente ed è in grado di creare uno scudo per proteggerli mentre fanno due chiacchiere, però divinità suprema e tutto il resto. In particolare... cosa succede quindi? Beh, che intanto Blue aiuta Lilith a sbloccare finalmente il suo potenziale e quindi a raggiungere il 100% del suo potere in quanto avatar della Fiamma Bianca, ottenendo quindi è una fighissima forma che non vorrei dire Super Saiyan, però se non lo dico io lo direbbe chiunque altro quando gliene parlo. Bastardi, non è colpa mia, in realtà è fuoco. Quindi che cazzo ci posso fare io? E la forma 100% della fiamma bianca, però, quello è soltanto... Cioè, la forma che sembra Super Saiyan è, quando è avvolta dalle fiamme, è soltanto la fase prima. La forma 100% è un glifo del simbolo della fiamma bianca, che non vi sto a spiegare perché è complicato, dovrei farvelo vedere. È basato un po' sui simboli alchemici. Però ho ovviamente con libertà di interpretazione che ho aggiunto io. Questo suo glifo praticamente si attorciglia intorno al corpo formando una serie di linee simili a tatuaggi, simili a linee di Nazca su tutto il corpo di Lilith, che quindi è Lilith normale, però con questi tatuaggi fighissimi bianchi che le danno il potere di una divinità. O quasi. È la forma immortale, come ho deciso di chiamarla successivamente. Come ho deciso di chiamarla successivamente, dicevo.
Stop it. Il punto di tutto ciò è che con questa forma Lilith è potentissima, è paragonabile a Blue, che tra l'altro anche lei ha una forma simile però nera, solo che non ha i tatuaggi ma è avvolta totalmente dal buio e le si vedono soltanto gli occhi. Se vedete un'ombra nera con degli occhi blu che vi fissano, beh, è Blue che sta usando l'aura di morte, come ho deciso di chiamare la sua forma, perché appunto Blue è diversa da Lilith, non è un avatar, è proprio una divinità. E combattono al meglio che possono, però diciamo che Atid si è scelto come corpo l'unica persona, cioè non l'unica, però una delle poche persone che sarebbero state in grado di uccidere Blue in vita, in passato, quindi sono cazzi comunque. Va a finire che... ah, non sono di nuovo umano, quindi ciao Beatrice anche a sto giro. No, sti cazzi, io voglio gli vestiti di Beatrice per Blue, che cazzo. Ci sono così pochi abiti femminili in Dark Souls. E quindi Lilith deve passare al livello successivo, la forma divina. Per passare alla forma divina, però, Lilith non può semplicemente sfruttare quello che ha, quello di cui è avatar, ma deve reinterpretarlo in modo suo, deve diventare una divinità a sua volta, come è Blue, che è quello che Blue ha cercato di insegnarmi tutto questo tempo. Quindi, Lilith, di cui non vi ho spiegato i poteri, perché non stiamo parlando di lei, sblocca la sua forma divina, cioè la dea della tempesta. Il che è abbastanza ovvio se sapete chi è Lilith nella mitologia in generale. Oh no! Tra l'altro non sono diventato umano, quindi almeno non ho perso niente. Cioè, vabbè. Bravi, bravi, con piacere. Vi stavo parlando, ero distratto. E quindi diventa la dea della tempesta e strafa il culo all'avatar. Il problema è che, come Blue, l'avatar era lo strato superficiale e soprattutto non era la sua forma finale. No, seriamente però, praticamente diventa un casino perché si attiva il meccanismo di sicurezza e inizia a andare tutto a puttane. E Lilith è appena esploso. No! 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 Ho abbassato lo scudo perché ho perso presa sul tasto. Che due coglioni. Comunque, quindi Lilith non è in grado di mantenere a lungo la sua forma divina e non sa usarla a pieno potere come invece sa fare l'avatar di Atid, perché ha avuto molto più tempo e è anche molto più vecchio, ha molta più esperienza. Dov'è la mia macchia? Dov'è la mia macchia? L'ho già presa. Sì, ce l'ho, è lì. Ok, che pirla. Vabbè, non ci voglio. No, non puoi averne preso solo uno. Ne ho preso solo uno? Ma porca... Ah, tra l'altro dovrei cambiare lo scudo in quello per proteggermi dalla magia, visto che sto per affrontare la farfalla della buonanotte. Non l'ho mai potenziato lo scudo. Vabbè, che tanto non importa sulle difese, solo sulla stabilità. Mi tocca riammazzare, che palle. Ma no, non dovrebbero essere resistenti alla magia. No, me lo ricordavo soltanto io. Forse erano resistenti al fuoco perché... ah sì, erano resistenti al fuoco perché hanno tutto il muschio umido intorno, quindi sì, ha senso. Il muschio protegge dal fuoco. Pompieri, perché non vi fate le tute di muschio? Non vedete come funziona bene? A resistenza 80 dal fuoco. Ok, seriamente però. Quindi è un bordello allucinante di nuovo. Alla fine... sì... ci ritroviamo in un disastro totale. Praticamente tutti sono morti, restano soltanto Blue e Lilith, diciamola così per farla breve. E Blue, nonostante sia uno dei personaggi più veloci in assoluto, non è il personaggio più veloce in assoluto. E quindi a un certo punto, nonostante la sua grande abilità di difesa, manca
un colpo che va dritto verso Lilith. Cioè, nel senso, non riesce a parare un colpo che va dritto verso Lilith. E quindi, per difenderla, spara un raggio della morte che, grazie alla terza legge di Newton, spara lei all'indietro. Quindi va schiena contro schiena di Lilith, che era voltata di spalla al momento, e si sacrifica per lei. Yup. Worth it per loro. Quindi Lilith si ritrova da sola nel nulla assoluto, perché tutto è stato distrutto. E io non sono diventato un... Oh, per caso lo stupido! Ah, che palle. Andiamo a livellare almeno calma un po'. E appunto, quindi Lilith si ritrova da sola dopo aver sentito un colpo sulla schiena. Si gira, ma non c'è più nessuno. Blu è andata e tutto il resto. Se però vi ricordate quello che ho detto prima, la morte di Blu significa che morte è libera. E per cosa è stata costruita morte? Uccidere dei. Indovinate chi è un dio? Il dio supremo. Indovinate chi è diventato molto più forte nel corso degli ultimi eoni? Morte. Quindi sì, morte divora il suo creatore. Dall'interno. Brutalmente. Come una malattia. Perché è così che funziona. Ricordiamo che i quattro cavalieri dell'Apocalisse, quelli veri, non quelli che crediamo essere veri, sono... violenza, guerra, carestia, morte e pestilenza. Morte e pestilenza sono la stessa cosa, perché per morte si intende la peste nera. Quindi sì, Blu è letteralmente una malattia vivente e uccide il suo creatore in questo modo. Ora, Blu diventa quindi la nuova divinità suprema, perché ha assorbito il suo creatore. Ah, tra l'altro non l'ho detto, ma ha anche assorbito gli altri angeli dell'Apocalisse. Cioè aveva già preso in sé sua sorella, perché ormai era ridotta soltanto a energia priva di mente, praticamente una cosa del genere, terribile. Piro bastardo. Ha fatto bene ad avercela con te per tutto il tempo, Blu. Però era la guerra, quindi non è che potessero fare più di tanto, e Carestia era davvero una spina nel fianco, però povera, era la più debole degli angeli dell'Apocalisse, ha affrontato il più forte degli elementali. Ad ogni modo, Blu diventa la divinità suprema e in un ultimo effort riesce a salvare Lilith e poi crea un nuovo universo. Il multiverso è totalmente andato, ma che cazzo. Però in compenso Blu, dopo vari tentativi falliti o comunque per abituarsi al suo nuovo ruolo, riesce a creare un universo che è simile al nostro, quindi è un unico universo molto grande. Prima c'era un multiverso di universi un po' più piccoli, dopo svariati tentativi questo, e riesce a ricreare questo universo e riesce a farci sopravvivere Lilith, e inoltre riporta in vita tutti quelli che hanno combattuto assieme a lei e altri vari personaggi del passato. Non tutti ovviamente, perché alcuni non aveva senso resuscitarli, perché no, perché erano morti troppo tempo prima o semplicemente non avrebbe avuto senso resuscitarli. E Blu si ritrova in questa nuova posizione. Ora, Blu è abbastanza esperta nel comando, ha comandato due pianeti nel corso della sua vita e a un certo punto ha avuto anche un impero quando combatteva contro gli Hunters assieme a Lilith. Come ho detto, Blu non è stupida. È un po' naive, però stupida no. Riesce a mantenere senza problemi tutto quello. Non sono diventato... Ma quanto sono coglione! Non sono diventato... Tu che cazzo ci fai qui? Perché continuo a dimenticarmi di diventare umano? Perché sono stupido? Che palle! Oh. Mi dispiace. È davvero... Perché parlo e quindi... Sto continuando ad andare avanti e indietro. Ascoltate solo la mia voce, mi dispiace che sia così ripetitivo. Non... Purtroppo ho parlato per tutto il tempo, quindi non posso cancellare niente. Ah, tra l'altro abbiamo intenzione di in futuro unire tutti i video in modo da fare un video unico. Ovviamente quelli che sono già pubblicati, sti cazzi, però prima o poi inizieremo un poco a fare video unici in modo da evitare di
pubblicare centinaia di video per una singola campagna. No, andiamo ad ammazzare sti stronzi per l'ultima volta, si spera. Sai cosa? Addio. Ciao, ciao, ciao. Non me ne frega un cazzo. Non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo. Addio, bye, ciao. Fanculo te! Perché sei invulnerabile, ti odio, addio. Alza la visuale, grazie. Mi stanno ancora seguendo? Oddio, mi stanno ancora seguendo. Ah, ce n'era un terzo! Cioè, lo sapevo che c'era un terzo, però credevo che fosse un po' più indietro. Ah! Smetti di dare i calci? Va bene. I comandi dei calci sono stupidi. Comunque, ok, adesso siamo umani, vediamo di fare questa cosa per l'ultima volta e andiamo. Blu diventa la divinità suprema, yay! E per aiutarla a governare tutto sto casino decide di farsi un entourage di divinità secondarie proprio come aveva fatto Atid. Solo che lei è un po' più accorta e decisamente. Ah, tra l'altro, ho detto che morta è stata liberata e tutto il resto. Quello che non ho detto è che, comunque, nonostante tutto, è riuscita a mantenere la sua personalità. Quindi è ancora blu. Solo che adesso, in onore del suo corpo, in onore della persona che ha dato il suo corpo affinché lei potesse essere blu, cioè Aura Thompson, intendo non quella, il doppelganger, perché ricordo è sempre Aura Thompson. Insomma, avete capito? Decide di chiamarsi Aura Thompson. Quindi, questo è praticamente per scindersi da quello che era stata in passato e prendere un nome mortale. Tra l'altro, perché si chiamava Aura Thompson? Vi chiederete? Beh, Aura l'ho spiegato ed è un po' una cosa giapponese. Thompson invece è un cognome scozzese. Questo è perché in quel periodo era uscito l'album dei Sabaton. The Last Stand, e c'è una canzone lì che si chiama Blood of Bannockburn che parla di una battaglia scozzese. E io quando ascolto le canzoni mi immagino cose, è così che funziona la mia mente. E quindi ho avuto questa immagine di una blu scozzese che combatteva a fianco di un tizio con uno spadone, una claymore. Il tizio con lo spadone è diventato Abdullah Reinhardt, e così ci ricolleghiamo al discorso di prima. Ah già, che pirla, io sono un mago. La Madonna! Ciao Beatrice, ci rivediamo con te 4 anni. Voglio te visto. Oh, ha dato molto più anime di. Ah già, il New Game Plus. Ok. Appunto, così è nato Abdullah Reinhardt, il paladino, che è anche un po' ispirato a Reinhardt, ovviamente, di Overwatch, si capisce dal cognome. E inoltre mi piaceva l'idea di un paladino che avesse un nome medio orientale, perché sono un po' stronzo e mi piace fare queste cose, perché la storia è brutta e io voglio che tutti stiano bene con tutti gli altri e si facciano la pace per una volta. Però, vabbè. Questo è appunto. Quindi, in pratica, se avete presente Altered Carbon, in cui il protagonista si chiama Takashi Kovacs, che è mezzo giapponese, mezzo polacco, ho preso l'idea da lì e quindi Blue è, o meglio Aura Thompson, è mezza giapponese, mezza scozzese. In particolare. È scozzese da parte di madre, anche se ha preso il cognome Thompson perché. Non me lo ricordo, non importa. I suoi genitori tanto sono morti, li ha uccisi lei, non parliamone, è una brutta storia. E. Già. Il.
il sì, eravamo arrivati che lei è la divinità suprema. Quindi adesso lei è la divinità suprema Aura Thompson. In particolare, avendo assorbito praticamente tutti gli altri dei esistenti, adesso è la divinità suprema di morte e vita. Morte viene prima di vita perché è quello che è stata per la maggior parte del tempo. Quindi è onnipotente, onnisciente, un sacco di altre cose. Però Lilith è comunque più forte. Infatti, Lilith adesso è la dea della tempesta e lavora per Blu come divinità secondaria, che viene detta divinità maggiore comunque, perché sono astrusamente potenti. Ci sono altri dei, c'è cioè il dio della guerra. Alcuni sono simili ai ruoli delle divinità che c'erano prima, quindi gli angeli dell'Apocalisse come guerra, c'è cioè il dio della guerra. Però ci sono anche divinità nuove, appunto, come la dea della tempesta, che è Lilith, la più potente di tutte le divinità, anche più della dea suprema. C'è Carestia, che però adesso è un'altra persona. E le avevo dato anche un altro nome, perché Carestia ovviamente non suona benissimo. Ah sì, Sierra, perché la chiamavano con il nome della sua astronave. A tutte le divinità hanno delle astronavi per muoversi nell'universo, perché è enorme. E varie cose. Tutto sommato il regno di Blu è giusto. È un universo comandato dalla morte, ma è una morte che ha imparato un sacco di cose nella sua vita. Che belli questi ossimori. E tutto sommato, sì, come ho detto, ha un po' di robe da Mary Sue. Appunto, lei diventa l'essere più potente di tutti, cioè non più potente, più importante di tutti. Però, se guardate in retrospettiva, cioè, era comunque la più adatta a diventare divinità suprema, perché era l'unica vera dea che ci fosse in giro, comunque. Ciao. Ci sono stati varie modifiche, ovviamente, alla storia nel corso del tempo. All'inizio Blu non doveva essere la dea principale o niente del genere, però era la scelta che aveva più senso, a mio parere, quindi è stato così. E alla fine, Lilith e Hunt hanno una figlia, Abigail. Se vi ricorda qualcosa, è ovviamente perché ha lo stesso nome dell'elfa di Lut, l'ultima torcia. E per un bel po' Abigail è anche l'unica Godborn, cioè l'u Oddio, mi ero dimenticato di te! Ah! Ah! Panico! Ok, scusate un attimo, mi ero dimenticato che ci fosse sto tizio. Perché di solito l'ho già ucciso, come dicevo prima, no? Che ti dimentichi le cose che hai già fatto, le cose che devi fare. Ok. Stai calmo, per favore. Calmo. 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 Stai calmo. E muori. Ok. Che paura. Yes! L'alabarda! Cioè, l'ascia è meglio, però anche l'alabarda è figa. Scorcimeno ondulato. Andiamo a riposarci. E appunto, dicevo, Abigail per un po' sarà l'unica Godborn. Però, appunto perché, appunto, è figlia di Lilith, che è una dea, e di solito le divinità tendono a non avere figli. Quindi, in un certo senso, lei comunque è la nipote di Aura, cioè Blu. Perché poi Lilith comunque ha fatto un po' pace con Blu. Ci sono stati altri problemi. Questo è praticamente The End of the Endless, è il finale canonico, con poi Blu che costruisce tutto il nuovo universo, eccetera, il finale canonico. Però di recente ho ripreso un po' la storia, ho iniziato a pensare a questo epilogo che si chiama Divinity. Che però non è come le altre, non è come Endless Line in precedenza, perché ormai i personaggi sono talmente potenti che c'è una sorta di villain, ma è più debole di Lilith, di Blu e di un paio di altri personaggi. Quindi in realtà è più una storia che si basa molto di più sui personaggi Divinity, ed è molto più esagerata rispetto anche alle versioni precedenti, nonostante tutta la roba che avevo messo. E vabbè, non stiamo a dire queste cose. Comunque, il fulcro è che tutto bene quel che finisce bene. Lilith ha comunque sempre qualche problema per il fatto che Blu ha ucciso i suoi genitori, eccetera. Cerca di nasconderlo e questo fa un po'
ha effetti anche sulla figlia Abigail, ed è parte appunto della storia che si va a sviluppare nella Slime Divinity. Ma alla fine sia Blue che Lilith concordano che devono lavorare su questa cosa, anche perché Lilith è diventata un po' negligente in quanto divinità, perché finge di vivere una vita normale più che altro, nonostante sia una divinità, ed è una delle cose che ha fatto infuriare la figlia Abigail, che invece è nata divinità e vuole vivere come divinità e tutto il resto. Oddio, sei ancora vivo, wow! Oddio, sei ancora vivo! Ok, tranquillo, adesso li vediamo. Oh mio Dio, aia. Ti costringe a usare. Dovrò riparare la parete quest'arma prima che si rompa. Ce l'ho della polvere riparante? Funziona la polvere riparante su sta roba? Yeah! Ok. Oddio, ce n'è un altro. Vediamo di farlo uccidere all'idra, così facciamo prima. E comunque sì, alla fine Blue e Lilith riescono a risolvere un po' i loro problemi, lavorano per fare questa cosa, perché appunto come detto Lilith comunque è legata a Blue anche per via di questa strana sindrome di Stoccolma, col fatto che vive con lei e tutto il resto. Però riescono a risolvere, perché comunque la differenza principale. Ecco, una cosa che ho fatto è stata ad esempio fare un parallelo tra loro e Thanos e Gamora. La differenza principale è che comunque Blue non ha mai voluto fare del male a Lilith e tutto il resto, quindi non è proprio come Thanos. Blue morirebbe piuttosto che lasciare accadere qualcosa a Lilith, come ha fatto tra l'altro, ricordo, è morta. Quindi bene o male alla fine lavorano e riescono a risolvere. Alla fine queste divinità sono molto molto umane in un certo senso, però non sono un vero scrittore, non so fare le cose per bene, posso soltanto fare quello che mi sento di fare. Non so se ha senso. Vado sull'ispirazione del mio. Ok, cerchiamo di fargli più la pressione di questa strada. Sì, contro l'idra si può parlare tranquillamente, perché tanto è una. Oh no, l'ho mancata. No, due colpi mancati, quei cosi fanno così tanto male. Ah, ti odio. Dai. Dai, su. Sei morto? No. Ah, che peccato. Yeah! Non parte di più. Perché non attacca? Ah. Non sto facendo molto danno. L'idra al coso l'avevo ammazzata quando aveva ancora tipo 4 teste, quindi. Mi sa che non sto facendo. Beh, sono in linea in classe. Beh, almeno non devo rincorrere sulle teste come una spada. Ah, dai! Che palle, non ho altro da dire. Adesso devo rincorrere le sue teste con una spada. Fantastico! Dov'è il bordo? Oddio, non lo vedo. Dai, muori, per l'amor del cielo. A 3 km. Vabbè, come cazzo faccio? No. Oh, è morta. No, dai, non riuscirò mai a prendere quella stronza. Cadrò nel buco prima di riuscirci. Minchia! Ok, ho capito, devo fare come ho fatto nella prima run. Che palle.
Sì, continua, continua. Stai facendo un ottimo lavoro. Come no? Neanche l'arco lungo, Cesare. Minchia! Blu, fai schifo! Ah, è vero, stavo pensando un altro così. Sì, vai, fai qui. Ah già, lei può usare la balestra però. Dardi, devo equipaggiare i dardi. Guarda cosa mi tocca fare perché sei un mostro fatto di merda. Dark Souls è un gioco difficile. Oh no. Sono così in pericolo. Aiuto. Ho bisogno dell'aiuto di altre persone per vincere. Oh no, mi dire è difficilissimo. Vi prego, aiutatemi. Com'è possibile che siete tutti morti? No. Ok, scusate. Ero arrivato al punto che dicevo che Lilith e Blue risolvono un po' i loro problemi e tutto il resto. Ah già, tra l'altro la figlia di Lilith, Abigail, è una dea della distruzione. lo so che suona molto Dragon Ball anche quello, però l'ho detto che era esagerato. In particolare è Abigail la fiamma della distruzione. Quindi è un po' un miscuglio tra Piro e Violenza, l'angelo della distruzione, che era il più forte degli angeli della distruzione di Violenza, era un berserker e tra l'altro era il più forte, era Violenza, ma era anche il più calmo di tutti, perché sono uno a cui piace fare queste cose, ormai dovreste averlo capito. Non so se vedremo mai Violenza effettivamente nei miei giochi di ruolo, perché in realtà non è che sia un personaggio così ben caratterizzato come invece Blue, Lilith, Duke 3 e Dante e gli altri, però. Boh, vedremo. E muori! Guarda, mi ha fatto. Mi stai facendo finire tutti i dardi! Come. No. Guarda te. Che merda. Ah, comunque sì, dicevo c'è un villain nella parte finale, però anche questo villain è un dork. E alla fine comunque riescono a convincerlo più a parole che altro. E tutto bene poi che finisce bene. Sì, e inoltre l'ultimo sviluppo è che dopo tutto questo tempo e tutto quanto, dopo l'esperienza che ha avuto con Lilith, Blue ha deciso di avere un figlio. Quindi arriva il secondo Godborn ed è quella cosa che ho tagliato alla fine dell'ultima sessione perché non interessava dirlo. L'ho chiamato Asher Belial Thompson. Asher per via del padre, Belial perché è un altro nome ideato da Skullo e mi piaceva dirlo. Belial lo vedrete quando faremo la campagna dell'Arcipelago Cremisi in Ultima Torcia. Niente, no. Questa era Blu. Spero di non aver dimenticato niente di troppo importante. Appunto, l'idea avrei potuto fare continuo, è vero? L'idea era di darvi un po' un'idea generale di chi fosse Blu, eccetera. E spero che non mi criticherete troppo per via di questo personaggio. Non il personaggio di Dark Souls, perché tanto questa era soltanto una scusa per parlare un po' in realtà e darvi qualcosa da vedere, cioè io che faccio schifo. Ma appunto volevo farvi capire un po' chi fosse Blue, perché come ho detto comparirà spesso, è il mio personaggio preferito, anche se l'ho creato io, ma mi è cresciuto addosso per conto suo,
Io ho semplicemente creato il suo personaggio e piano piano l'ho sempre trovato più interessante, quindi ho continuato ad aggiornare il suo personaggio e ci ho lavorato parecchio. E alla fine abbiamo questo mostriciattolo dolce, al contempo terribile, bassa, ma al contempo potentissima, intelligente, ma al contempo naive e in grado di fare degli ottimi siparietti. E sono morto come un coglione. Vabbè. E questo direi che è il motivo, che è il momento perfetto per interrompere il gioco. La mia morte è stupida. Quindi, grazie per aver ascoltato fino a qui. Prima o poi riprenderemo a giocare ai giochi di ruolo. Non c'è stato molto gioco di ruolo qui perché Dark Souls è più una cosa di build, eccetera, che di gioco di ruolo in realtà. Però con Code Vein e Monster Hunter sarà più divertente. L'ho detto, in Monster Hunter farò Thomas Hurricane. Tra l'altro si chiama Thomas Thompson, però non è legato a Blue. È una citazione a Blue, però in realtà non è legato a Blue. Perché è un'altra storia, è una storia che ho iniziato quest'anno perché appunto, come ho detto, Endless Line Divinity è l'epilogo di quella storia che mi ha accompagnato per 10 anni della mia vita e continuerà a accompagnarmi per il resto della mia vita, sicuramente. Quindi... Ah, ok, sì. Spero che vi sia interessato. Che abbia detto cose che magari non erano conosciute anche ai miei amici che magari non sanno, soprattutto Bassa che si addormenta quando racconto queste cose. Spero che il gameplay non sia stato troppo orrido, non era niente di particolare, però oh, è Dark Souls Remastered, non è niente di particolare. No, però seriamente è molto bello avere le texture decenti, cioè guardate l'armatura. Ok, diventa sfocato, però l'armatura è molto bella da vedere. E i 60 frame sono anch'essi molto apprezzati. Ci sono un sacco di critiche che potremmo fare, però va bene così. Io in realtà non avevo posseduto Dark Souls prima della Remastered, ma ci avevo giocato comunque un po'. Avevo creato Mac, che era un personaggio orribile. Però... Sono incazzato ancora perché ho perso Blue su Dark Souls 3 a causa del reset del computer e ho perso tutti i salvataggi, però la rivedremo anche lì. Quindi niente, qui da morte è tutto. No, 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 oh, Dio mio, ho sbagliato. Ok, ciao, ci vediamo la prossima volta.